Da quando Internet è entrata a far parte della nostra quotidianità, soprattutto noi giovani, ne abbiamo saputo trarne beneficio sotto tutti i punti di vista. Infatti, grazie ad esso, riusciamo a stare in contatto attraverso messaggi, videochiamate, gruppi di chat, indipendentemente dalla parte del mondo da cui noi stiamo scrivendo. Internet, inoltre, può essere anche utilizzato per svariati motivi, ad esempio didattici o di svago. Con l'imminente Internet Day, forse questo è il momento migliore per riflettere su come questo sistema, approdato in Italia per la prima volta nel 1986, abbia completamente rivoluzionato il nostro stile di vita. Internet, da quando è nato, non ha mai smesso di fermarsi, cioè la sua espansione non è mai finita. Basti pensare che in soli 40 anni, quasi mezzo secolo, si sono raggiunti a piccoli passi risultati eccellenti. Basti pensare solo alla nascita del WWW o ad esempio ai primi motori di ricerca, come ad esempio il Mosaic svizzero. Se solo in questi 40 anni sono stati raggiunti questi grandissimi progressi, figuriamoci cosa potrà succedere in un secolo. Tutti questi progressi sono legati a due temi principali, le telecomunicazioni e i giovani. Le telecomunicazioni perché ad esempio tutte le videoconferenze e tutte ad esempio le chat, dalle più comuni chat tra i ragazzi alle più famose videoconferenze sono fatte attraverso internet. Mentre, e grazie a queste cose, internet ci aprirà proprio le porte del futuro.